Infatti quando sono arrivato a Firenze 5 anni fa ho chiesto il 10, mi ha detto sei sicuro? Ho detto sì. No, sono contento e onorato di questo invito di Giancarlo, è un amico tra l'altro. E, niente, spero di continuare bene e di onorare questa maglia. Il 4 marzo sarà il giorno di Giancarlo Antognoni. Una giornata dedicata alla bandiera della Fiorentina, che passerà dal calcio giocato, quello dei bambini, ad una serata evento condotta da Carlo Conti con ospiti tutti i campioni della storia viola e tanti artisti legati al nome di Antognoni. E a proposito di numeri 10, oggi è stato Adrian Mutu a rappresentare la squadra alla presentazione dell'evento all'interno del Mandela Forum. Vito qua tra le leggende del passato della Fiorentina. Sono molto onorato e spero di... comunque un giorno che si parlasse non come loro, però almeno a metà di come si parla di loro. Sentivo proprio ieri una parola di Giancarlo Antognoni su Adrian Mutu, diceva Mutu è più un 10 e mezzo, io sono più un 10, nel senso che tu sei più attaccante, no? Sì. Come era il 10 si intendeva una volta, ecco, ti rivedi in questa definizione, sì. Sì, no, è giusto, siamo diversi come giocatori, più punta io, più centrocampista vero Giancarlo, quindi a quell'epoca penso che si giocava anche diverso, con uno dietro le punte o con un centrocampista che era praticamente regista, ma non quello che era, e oggi davanti alla difesa, ma un po' più alto che era Giancarlo, quindi... Sì, lui era il 10 vero, io sono 9,5, 10 e mezzo. Sì, insomma. Diciamo che insieme avresti potuto giocare bene, lui ti metteva gli assist e tu facevi i gol. Insomma. Sarebbe bello, sarebbe stato bello, soprattutto perché lui aveva una grande visione di gioco, grandissimi passaggi che faceva, quindi probabilmente avresti segnato di più. Ecco, ti chiedo l'ultima battuta su Antognoni, ecco, se tu dovessi usare un aggettivo, allora tu sei il fenomeno. Da parte dei tifosi della Fiorentina ti definiscono il fenomeno. Se tu dovessi usare un aggettivo per Antognoni, che aggettivo useresti? No, penso che il fenomeno vero è Antognoni per il suo coraggio nelle scelte e per quello che ha fatto per la Fiorentina e per l'Italia. Insomma. Per me era importante. Lo scudetto l'ho già vinto perché a distanza di 20 anni che ho smesso di giocare ho sempre l'affetto di tutta Firenze, che forse non vale uno scudetto ma ne vale molto di più. Quindi vi aspetto il 4 marzo e poi rievocheremo un po' il passato, grazie. È stata anche l'occasione per presentare il libro cura di Luca Calamai, 10 modi per dirti ti amo, chi parla della storia d'amore con Firenze di Giancarlo Antognoni e della sua vita. Ma inevitabile invece, tornando al calcio giocato, un brevissimo accenno di Adrian Mutu alla situazione attuale. Comincio a riprendere la condizione fisica e spero di farlo vedere in campo. Con tutta la squadra? Certo, questo è l'obiettivo.